Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non a marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. In mia compagnia Serena Angioli, che è assessore in Campania, alla Regione Campania. Prima c'era stato un equivoco, ma non lo possiamo raccontare. No. È importante essere qui oggi, per quale ragione? Bisogna esserci, perché non basta parlare della libertà e della democrazia e della tutela dei popoli oppressi, delle minoranze, perché sempre di più ce ne sono anche nel nostro paese, nel nostro Stato, e perché è un diritto dell'uomo che deve essere difeso internazionalmente. Cioè, non ci sono confini, bisogna esserci e bisogna farlo a parole e nei fatti. È una passeggiata, diciamo, simbolica, ma a volte dietro i simboli ci sono anche i contenuti, solo che ogni tanto la gente se ne dimentica, per cui bisogna esserci. Però diciamo che il napoletano in generale, secondo me, è sempre stato più propenso rispetto ad altri ad accogliere e soprattutto a integrarsi, oltre che diciamo esportare questa accoglienza anche all'estero. No, sicuramente la gente della Campania è gente accogliente, come tutta la gente del sud, sì. Secondo me, per cui non è forse questo il problema principale in Campania, però a me piace esserci, perché considero questa marcia è stata portata avanti da tanti anni, anche da Pannella, da grandi persone impegnate per la vita. È una marcia simbolica che testimonia proprio la lotta per la libertà, non contro qualcosa, è una lotta per la libertà e perciò per anche contro ogni discriminazione e per affermare, insomma, i diritti che anche nella gente del sud, e soprattutto nella gente del sud, per altre ragioni non sono affermati, per cui bisogna impegnarsi e lottare per questo. Qual è l'impegno in Società Libera, lo vogliamo dire? In Società Libera l'impegno è culturale, nel senso che bisogna cambiare la mentalità delle persone. E come farlo? Anche attraverso dei dibattiti. Non è una, diciamo, è un'associazione volontaria, per cui è un'associazione con la quale noi ci impegniamo per affermare la libertà da tutti i vincoli che ci sono e dalle discriminazioni, soprattutto nel campo socio-economico, dove purtroppo, soprattutto in Italia, abbiamo ancora problemi di legalità, problemi di criminalità, ma non solo, di false, come dire, opinioni che vengono portate avanti dai media in modo inopportuno e inadeguato. Per cui l'impegno mio in Società Libera e dei miei amici è quello di voler portare alla luce le verità, e poi la gente si fa un'opinione, però devono essere portate fuori, diciamo, da tutte le, diciamo, tutte le, i problemi oggettivi e proprio quelli per l'affermazione dei diritti. Perfetto, ringraziamo l'assessore Angioli alla Regione Campania, lo dicevamo prima. A questo punto siamo già fuori, perché stiamo camminando per le strade di Roma, alla volta della destinazione appunto finale, dove si terrà il comizio. E quindi niente, le auguriamo una buona marcia per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, certi che ci si vedrà anche l'anno prossimo. Certo, come l'anno scorso, come quelli che verranno. Perfetto, grazie ancora. Grazie.